Ciao anime belle, siamo alla quarta domenica d'Avvento, l'ultima domenica d'Avvento, e oggi il Vangelo ci propone l'Annunciazione a Maria Vergine. Spesso abbiamo fatto notare come nel Vangelo di Luca si guardi all'incarnazione dal punto di vista della Madonna, rispetto ad esempio al Vangelo di Matteo, dove si guarda invece al punto di vista di Giuseppe. Ma oggi volevo farvi notare invece in realtà il punto di vista di Dio. Dio aspetta il sì di Maria con una ansia, con una emozione particolare. Nonostante lui sia Dio, nonostante lui sia l'Onnipotente, però pensate che ogni volta che il Signore chiede a ciascuno di noi di fare la sua volontà, lui aspetta, così come aspetta tutto l'universo. Ecco, se è vero che in Maria tutto l'universo aspetta il sì, che dà l'accesso naturalmente al Verbo di Dio affinché possa diventare carne nel suo seno, nel suo ventre, è vero che per ciascuno di noi vale la stessa apprensione da parte di Dio. Dio aspetta che noi diciamo il sì alla sua volontà, che noi diamo il permesso perché lui possa compiere le sue opere nella nostra vita. Come avverrà questo? Maria se lo chiede riferendosi alla modalità con cui questo avverrà. Noi tante volte quando il Signore ci propone la sua volontà, quando ci propone i suoi progetti e ci chiama e ci sceglie per questo, ci chiediamo la stessa cosa. Ecco, la risposta è la stessa. Così come a Maria l'angelo dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, l'Onnipotente ti avvolgerà con la sua ombra, questo perché in lei venga generato il Verbo nella carne, però allo stesso modo il Signore ci copre con la sua ombra e ci manda il suo Santo Spirito affinché noi possiamo compiere la sua santa volontà. Ecco perché non dobbiamo temere, ecco perché il Signore ci ripete attraverso l'angelo, ripete anche a noi continuamente attraverso la sua parola: nulla è impossibile a Dio, non temere, nulla è impossibile a Dio. Allora con questa certezza, sapendo che il Signore chiede anche a noi di generare il Cristo, ecco perché la Chiesa associa Maria appunto alla Chiesa, perché così come Maria genera il Cristo in lei, nella sua vita, così la Chiesa è chiamata a generare Cristo, è chiamata a generare nuovi figli alla sua Chiesa. Nella certezza allora che il Signore chiama anche noi, che il Signore aspetta anche da noi questo sì, ogni volta che ci chiede appunto di compiere la sua volontà, pensiamo più spesso a quella che è la sua aspettativa, pensiamo più spesso a quello che è il suo desiderio, la sua emozione, nell'attesa che noi rispondiamo sì. E pensiamo naturalmente che questa attesa non è solo l'attesa di Dio, ma è l'attesa di tanti fratelli, così come avviene per Maria, è l'attesa del mondo intero, dell'universo, perché il Signore quando chiama ciascuno di noi a compiere la sua volontà, lo fa non solo perché noi stessi possiamo realizzarci, possiamo essere felici, ma perché il mondo intero possa avere il dono attraverso il nostro sì. Un abbraccio, vi benedico, alla prossima.